La distillazione è l'ascensione o la discesa dell'umido radicale per purificarlo. La natura purifica le esalazioni della terra mediante una frequente distillazione. Poi essa unisce il volatile puro con il fisso puro e mediante questa via genera tutti i misti. I vapori che si elevano dalla terra e da tutti i liquori estratti dai vegetali o che traspirano da tutti i corpi animati si alzano nell'aria sotto le ali degli spiriti che si racchiudono. Poi si confondono nell'aria stessa. Indi si riuniscono gli uni con gli altri grazie all'uguaglianza del loro magnetismo e tosto ricadono nella forma di pioggia o di rugiada. Le meteore vengono generate da una sottile materia che l'ebollizione e la decozione spingono e cacciano con violenza fuori dalla materia fissa. Le meteore non possono essere degli elementi puri, perché esse si infiammano e si distruggono da se stesse. Nulla può distruggersi da se stesso finché è potente e stabile nella sua natura e nel suo essere proprio, e nulla è più potente nella sua natura in questo universo che un elemento puro. Ciò che si converte in meteore non è altra cosa che la parte spirituale dell'umido radicale di tutti i misti, la quale non può supportare l'ebollizione né sostenere l'urto delle particelle di un magnetismo opposto. Tutta la sostanza dell'umido radicale non si dissipa, altrimenti la generazione dei misti cesserebbe. Come lo spirito della materia è differente a seconda del predominio di ogni elemento, così le meteore sono differenti per la differenza di questa stessa materia. Le meteore ignee contengono il fuoco o il solfo come principio dominante, in misura maggiore o minore. Se questo solfo principio non predomina in un grado superiore, il magnetismo proprio di queste particelle le riduce in una sostanza glutinosa che ben presto, con l'evaporazione dell'umido superfluo, diventa suscettibile di fiamma. La fiamma ha una durata più o meno lunga nelle meteore ignee, a seconda della sottigliezza o densità della materia e a seconda della proporzione della consistenza dell'acqua e della terra, come si constata negli oli, solfi, nitri ed altre cose simili. Le meteore aeree contengono l'aria in misura più o meno dominante. Quest'aria, eccitata dal magnetismo degli altri principi, esce violentemente fuori della materia che la contiene e spinge violentemente la nostra aria comune. Questo produce i venti. Poi si converte in acqua e ricade sulla terra, rianima il magnetismo dei vegetali troppo secchi, si cuoce e si unisce intimamente con lo spirito fisso. Così essa dà l'accrescimento ai vegetali e la perfezione alle generazioni incominciate. Dopo le meteore ignee si alzano ed arrivano dei grandi venti a causa del colpo violento che l'aria riceve dagli spiriti volatili. Sovente si manifesta anche l'apparire di malattie epidemiche generate dalle esalazioni corrotte di cui l'aria si trova colma e che introducono negli umori degli animali dei magnetismi o dei movimenti opposti a quelli che mantengono la loro fluidità e il loro equilibrio con le parti solide della macchina. La sostanza spiritosa che si eleva dal centro della terra urta le molecole di acqua che incontra e causa così le tempeste sul mare per le differenti vibrazioni che vi subisce, allo stesso modo in cui produce i venti per il contraccolpo dell'aria.
questa sostanza spiritosa domina a seconda dell'accrescimento che riceve nelle fasi della Luna, il cui girare turbinoso rispetto alla Terra e alle loro illuminazioni reciproche è ora più, ora meno vivo, più o meno capace di interrompere e respingere le fuoriuscite di questo spirito che fa il magnetismo della Terra e che la fa girare nel vasto mare di acque rarefatte che la sostengono. Così l'umido radicale di Misty ha l'abitudine di seguire la Luna. Esso è più abbondante quando la Luna respinge con più forza lo spirito centrale della Terra, cosicché esso trova meno sfogo verso la sfera lunare. Il flusso e il riflusso del mare seguono questi aspetti che si chiamano quarti della Luna, perché essi sono causati da questa sostanza spiritosa. Il flusso del mare avviene allorché questa sostanza spiritosa, cercando di evadere attraverso le acque, per così dire, le gonfia. Esso dura fin tanto che il magnetismo di queste acque grossolane e pesanti bilancia lo sforzo di questo spirito, ma cessa non appena questo spirito si è sufficientemente espanso e si è aperto delle vie più agevoli. Così le acque possono rifluire e tornare per qualche tempo al loro livello. Da ciò deriva che il flusso e il riflusso avvengono nell'oceano, ma non possono avvenire nel Mediterraneo, perché le acque dell'oceano sono spesse, grossolane, e quelle del Mediterraneo più sottili ed incapaci di fare da contrappeso alla sostanza spiritosa. I fiumi che contengono gran quantità di questo spirito volatile e un'acqua grossolana sono agitati dal flusso e riflusso come l'oceano. Le fontane nelle quali si nota un flusso e riflusso non possono averne, e la causa è che le loro acque non sono grossolane, poiché sono tutte molto sottili. Questo flusso e riflusso, invece, sono causati dagli spiriti volatili minerali che bollono sottoterra. Tale è una fontana che si trova nei Pirenei, che ha un flusso e riflusso di ora in ora, perché l'acqua riempie i pori della terra e così impedisce allo spirito minerale di evaporare. Ed esso, ispessendosi, spinge tanto bruscamente l'acqua fuori dal proprio canale che in un'ora esso è tutto svuotato. Poi, nell'ora seguente, il canale si riempie di nuovo, acqua proveniente dalla sorgente o da altri piccoli ruscelli, e così il flusso e il riflusso si fanno sempre alternativamente. Ciò non avviene d'inverno, perché in questo tempo lo spirito minerale non è così abbondante nella terra, o perché, essendo meno eccitato dal solfo principio che vi influisce in modo minore in questa stagione, esso si condensa in acqua o in vapore nella terra e si eleva in quantità minore e col minimo sforzo. Si può anche dire che in inverno questo spirito minerale è in piccola quantità, perché i pori della terra sono chiusi e pieni di aria grossolana e il soffio elementare la penetra meno per mescolarsi con l'acqua elementare e comporre l'umido radicale che genera tutto e che aumenta la quantità degli spiriti minerali. In inverno gli animali, al contrario, contengono più sostanza spiritosa perché si sono nutriti senza impedimenti e poiché i loro pori sono molto più chiusi. Le parti che possono traspirare non evaporano così facilmente e non possono scapparsene che quando sono diventate di una tenuità estrema. Così questa fontana dei Pirenei in inverno non è spinta dal flusso e il riflusso, né è agitata dalla quantità ed impetuosità degli spiriti metallici.
Il lago di Ginevra è più agitato quando il tempo è calmo e sereno che allorquando l'aria è turbolenta e il cielo coperto, perché nella calma e serenità l'impressione del peso della colonna d'aria è più diretta e non è intercettata dai venti e dalle nuvole. Così le acque del lago sono compresse con maggior forza e non permettono una fuoriuscita libera allo spirito centrale della terra. Quando questa sostanza spiritosa si eleva, essa viene occupata dagli spiriti specifici di differenti animali. Così si generano nell'aria degli animali di quella specie, che ricadono poi sulla terra con l'acqua dei vapori che li aveva elevati. Le meteore acquose contengono l'acqua come dominante, e così la loro sostanza spiritosa col freddo si ispessisce in acqua, grandine, neve, eccetera. Le meteore terrestri contengono la terra più o meno dominante. Così, quando questa sostanza spiritosa è occupata da degli spiriti metallici o pietrosi, si generano nell'aria dei metalli e delle pietre che cadono poi sulla terra. Così si può concepire che la natura eleva questa sostanza spiritosa per purificarla e per unirla in seguito alla materia fissa per produrre tutte le cose. Nel medesimo modo, il chimico separa le due radici del misto, le purifica e le unisce di nuovo per comporre il suo arcano. Il carattere che significa la distillazione è quello del leone celeste e l'acqua distillata dei filosofi è anche chiamata leone. I due cerchi inferiori significano i due spiriti. Il cerchio superiore che unisce gli altri due significa l'acqua nella quale il sole chimico è esaltato da diverse distillazioni, così come il sole celeste è esaltato nel segno del leone celeste.